Ragazzi miei, mi ero dimenticata di commentare che il vero colpo dell'estate di questo calciomercato, vero estate, che PSG sposta di proprio, è stato Osimhen alla Salernitana. Nel senso, spieghiamola che detto così sembra da pazzi, ma Osimhen, ex giocatore, ex, è ancora giocatore del Crotone. Il Crotone, se vi ricordate bene, Simi era un giocatore del Crotone. Il Crotone salì in Serie A un paio di anni, qualche anno fa. Poi il Crotone purtroppo andò in Serie B. E Simi, questo ragazzo, sembra nigeriano, segnava tantissimo. Dicevamo tutti quanti noi, rimanemmo sorpresi da questo giocatore. E fece anche, mi sembra, un gol di rovesciata alla Juventus. E per questo me lo ricordo con tanto amore. I love Simi. Ecco, detto, è rimasto sempre il mio corazon. Pure perché con quel gol di Simi e il pareggio col Crotone che fece la Juve, mi sembra il Napoli rimase in lotta a scudetto. Detto questo giocatore mi è sempre piaciuto tantissimo, perché io ho sempre detto, secondo me, se trova una squadra adatta a lui, può diventare un grande giocatore. E ha fatto il colpaccio dell'estate di questo calciomercato estivo, di questa sessione estiva, la Salernitana, che è appena salita in Serie A dopo tantissimi anni che non saliva, e ha comprato Osimhen. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni ci sarà l'ufficialità, passa dal Crotone, che sta ancora in Serie B, il Crotone passa dalla Serie B alla Serie A con la Salernitana. La cifra sarebbe sui 6 milioni di euro, che comunque, volendo, per essere la Salernitana, una squadra piccolina, e volendo per il prezzo che Simi è forte, 6 milioni di euro sono buoni. Nawanko Simi, per aver deciso il nome, ha 29 anni, comunque ha un'età avanzata, però ha tanta esperienza, perché l'esperienza che ha avuto stando con Crotone in Serie A si è fatto le ossa, o anche si è fatto anche la Serie B, quindi adatto. Ha fatto anche 60 gol ed è stato il miglior marcatore del Crotone. E dopo 5 stagioni, è stato tanti anni al Crotone, è giusto che si rifaccia la Serie A, che è il campionato che merita rispetto alla Serie B, che è un campionato minore ovviamente. E la Salernitana ha giocato anche stasera in Coppa Italia, ha vinto 2-0 contro la Reggiana, la Reggiana. E quindi di conseguenza la regina Reggiana, e quindi di conseguenza diventa questo nuovo giocatore prossimamente. Mi sembra che non ci siano nessun top, quindi prossimamente lo dovrebbe essere. E per me fa veramente un grandissimo colpaccio, perché per essere la Salernitana ha preso un buon giocatore, buonissimo giocatore forte in attacco. Magari, di verità, io me lo sarei preso molto volentieri nel Napoli, mi è sempre piaciuto. Facevamo Osimhen, Simi, che corrono entrambi come fulmini e gazzelle. Avremmo fatto un attacco stellare, ma in Napoli dorme, e quindi la Salernitana si prenderà un bellissimo attaccante per quest'anno, che questa settimana inizia il campionato, e ha a disposizione un grande attaccante. Quindi la possibilità così di potersi salvare, anche se è molto difficile, perché vediamoci chiaro, il Venezia, Salernitana e tutto quanto, queste squadre che sono state in Serie A quest'anno hanno un po' più difficoltà a rimanere in Serie A, vedendo le squadre che ci sono qui. Però chi lo sa, può darsi che con Simi e i suoi gol Simi riesca a far salvare la Salernitana, anche se anche col Crotone fece tanti gol, ma non riuscì fa salvare il suo Crotone. Però lui fece veramente il massimo. Grandissimo colpaccio della Salernitana. E l'allenatore Castori, mi sembra. Sì, Castori, l'allenatore della Salernitana. Quindi grande colpaccio. E lo tiro, il presidente, che poi non è più lo tiro, passare un casino, non è successo niente. E i nostri amici, vedi che ormai siamo cugini. Ci sarà quest'anno il derby Napoli-Salernitana, che non c'era tantissimi anni, dai tempi della Serie B e di quando c'era Maradona e tutto quanto. Io non ho mai vissuto, essendo che ho 29 anni, sono 91, quindi sarà per me il mio primo derby Napoli-Salernitana. Sarà bello, perché per quanto ci sia rivalità e tutto quanto, comunque sono due squadre campane, due squadre del sud, quindi mi fa piacere vederlo. Vinca il migliore, ovviamente il Napoli, mi auguro. Azzurro come il Napoli, azzurro come il cielo, ovviamente forza Napoli, sempre che sono napoletana. Però speriamo che sia un bel derby andato e ritorno, e soprattutto che sia senza scontri, senza troppo. Lo sfottò c'è, perché a me va benissimo che lo sfottò tra le due tifoserie, tra le due squadre, c'è, bellissimo il calcio per questo. Io sono la prima a sfottere tutte le altre squadre del nord, del sud e tutto quanto, però speriamo senza cose violente. La violenza nel calcio, come nella vita, non mi piace, quindi preferisco sempre che si parli, ecco. Detto questo, sarà bellissimo rivedere questo, finalmente questo derby, perché comunque col Benevento non si è mai sentito tanto, col Benevento c'è molta amicizia, sia a livello di società che tifoseria. Vedremo. Ci vediamo, amici salernitani di Salerno, ci vediamo prossimamente su questi schermi, e vedremo come andrà a finire. Forza Napoli sempre, ciao a tutti ragazzi.